Ciao a tutti draghi, sono Eterion e vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe, dove andrò a parlare della Innodem, la nuova arma in Carnon uscita insieme al fucile a pompa di cui non ricordo il nome. Firlox, lo scriverò a schermo, adesso non mi ricordo. E mi scuso purtroppo per il ritardo dell'arrivo di questo video, dovevo arrivare purtroppo una settimana fa, ma ho avuto da fare. Mi spiace, ma comunque il video è qua e arriverà anche quello ovviamente per il fucile a pompa, subito dopo di questo qua, fra un paio di giorni al massimo. Inutile continuare a parlare del nulla, andiamo a vedere immediatamente l'arma e come la gioco io almeno, come l'ho testata in questi giorni e ovviamente andremo a vedere le evoluzioni in Carnon che ho scelto, perché questa, esattamente come le altre, ha delle evoluzioni. Ormai credo non ci sia più bisogno di parlarne a fine video o cose così. L'arma ovviamente si attiene da cavaliero nella Zariman e ci vuole un po' di reputazione, chiaramente, per acquistarla, la reputazione della Zariman. La si compra, ci vogliono dei materiali che si ottengono sempre nelle missioni all'interno della Zariman. Potete farle anche le mappe libere, chiaramente, mi faccio le taglie per comodità. E poi per evolverla man mano bisogna fare delle sfide abbastanza semplici in realtà, quindi non, niente di complicato, le fate tranquillamente. L'ultima può essere seccante per alcuni di voi, magari bisogna completare una mappa in solitario con, in ogni slot equipaggiata un'arma in Carnon, quindi magari se avete soltanto la Innodem in questo momento non potete sbloccarla, però con calma comprate anche le altre weapon in Carnon e potete tranquillamente usufruire dell'ultimo step di evoluzione delle varie armi. Andiamo a vedere subito la build che vi propongo per quest'arma, ma non prima di avervi detto di iscrivervi e di lasciare un mi piace al video. Grazie mille. Questa è la build che vi propongo per l'arma. Vi faccio vedere prima le statistiche base, d'accordo? Abbiamo il 22% d'effetto, il 2x di moltiplicatore critico, il 22% di probabilità di critico. Poi fa principalmente taglio, ma la perforazione è molto molto vicina al taglio e un pochissimo danno da impatto. Questa è la build che vi propongo. Solitamente non gioco di Prime and Reach sulle armi, ma questo è un pugnale. Ed essendo un pugnale, di base abbiamo 1,8 di portata, che è un po' scarsuccio. Diciamo che dai 2,5 in su già riesco a giostrarmela meglio, quindi. La durata combo è 12 secondi e 5 invece di 5, perché ho utilizzato sulla mia Kuva Nucor il Secondary Dexterity. Quindi abbiamo 7 secondi e 5 di durata combo extra, che non fa mai male. Se non vogliamo andare a sprecare uno slot mettendo la nostra Drifting Contact, oppure andare a utilizzare la Naramon, cosa che sto facendo, ma unicamente perché la sto livellando, sto comprando i vari potenziamenti, quindi non ho niente a che fare con quello. Ma non è comunque male per non perdere troppe stack, ok? Poi abbiamo il Blood Rush, l'Organ Shatter, il Gladiator Might per incrementare ancora di più il moltiplicatore critico. Il Sacrificial Steel ovviamente è opzionale, ragazzi, inutile dirlo qua. A me piace il critico e quindi ce lo metto nell'arma, ma sapete benissimo che piuttosto di mettere questa è molto più worth utilizzare una Primed o Smite in questo caso, magari contro i Corrupted, contro i Corpus, contro i Grenier, dipende contro chi siete. O addirittura utilizzare una Primed Pressure Point al posto del Sacrificial Steel se poi sul vostro Warframe andate a utilizzare la mod aura. Vediamo se mi ricordo dove stava la Steel Charge. Staccano molto bene insieme per incrementare di tanto effettivamente il danno. Non è questo il caso, però ci sta assolutamente. A me piace il critico, quindi ve la tenete. Weaving Wounds e le due mod per andare in questo caso a formare il nostro virale. Non è una build da solo danno da taglio, ovviamente. L'arma purtroppo in questo caso non ha scritto l'altra parte dei danni, cosa che io trovo veramente fastidioso, ma ve lo dirò adesso a voce. La forma in Carnon della Innodem si attiva arrivando al 5x di moltiplicatore combo e facendo un attacco pesante. Questo andrà ad attivare la nostra forma in Carnon, ok?
Fatto questo, l'arma ottiene 3 di raggio extra, 3 di range, pardon, in più. Il premio di reach in questo caso viene un po' meno, tra virgolette, però ricordate che comunque invece di avere 4 e 8, arriviamo a 7 e 8. Quindi un signor range, compriamo, non dico mezza mappa, ma insomma è tantino effettivamente. Otteniamo attack speed il 40% e fare delle finisher attiva la cosiddetta Incarnon Resilience, che significa praticamente un buff che ci dà il 10% di resistenza fisica, che può staccare fino a 4 volte. Quindi otteniamo il 40% di resistenza fisica per 90 secondi al massimo. Ovviamente la durata non influisce per niente su questa roba qua, perché non puoi mettere durata sulle armi. Ottiene un attacco speciale restando a mezz'aria, lancia un proiettile essenzialmente dinanzi a noi che andrà a fare danno radioattivo. Ovviamente tutta questa roba qui non è scritta e mi dà un po' di dispiacere francamente, però siamo abituati ad avere poca roba scritta purtroppo su Warframe. Bando alle ciance, ho parlato tantissimo, andiamo a vedere come si comporta l'arma. Abbiamo lì i nostri nemici, non utilizzeremo la Nucor per adesso, li attacchiamo e basta, unicamente per vedere il danno che facciamo normalmente con quest'arma. Avete notato sicuramente che non ho messo attack speed comunque nell'arma, ma si comporta benissimo anche senza, come potete notare. Non l'ho ancora evoluta, chiaramente. Si comporta molto bene anche nella sua forma standard, per così dire. Adesso vi faccio vedere la forma Incarnon. Siamo già a 12 per. Facendo la modalità Incarnon, questa si trasforma, ok. L'arma ovviamente ha perso un po' di stack, le rifacciamo. Notiamo subito l'attack speed e il range, guardate fin dove riusciamo a colpire i nostri nemici. Guardate un po' quanto male gli abbiamo fatto. Mi sa che toglierò il critico, probabilmente, perché anche, ho notato pure prima, stavo notando che anche senza la mod, lo Sacrificial Steel, non arriviamo ai critici rossi di base. So bad, purtroppo, 12 per, però insomma, probabilmente adesso lo toglieremo. Allora, abbiamo anche un attacco speciale. Abbiamo anche un attacco speciale dell'arma, vi dicevo, restando a mezz'aria. Tasto destro per restare a mezz'aria, comunque, per poter, sapete, no, mirare in questo caso. E poi colpo dell'arma. Non è forte quanto il colpo normale dell'arma, ma è estremamente divertente da giocare, specie con la nostra Wisp, con la build che le permette di restare quanto più tempo possibile in aria, senza essere vista, tra l'altro. Quindi quella è la passiva di Wisp, quando in aria non viene vista dai nemici, no? Ed essendo colpi comunque melee, riusciamo tranquillamente a giostrarci i nemici di maniera tranquilla. Ecco qua. Loro non ci vedono e possiamo tranquillamente attaccarli dall'alto in questo modo. È una cosa che mi piaceva fare, quindi vi ho messo questa piccola chicchetta con Wisp. Non vi faccio vedere in questo video la build di Wisp, perché c'è un video che vi lascio in descrizione, al link in alto a destra sulla scheda. Comunque vi lascio la build che ho fatto per questa Wisp. È un modo carino di utilizzarla, francamente. Allora, vi dicevo, togliamo un attimo, lo faccio proprio in corso d'opera, la Sacrificial Steel e mettiamo, io vorrei giocare con la Sacrificial, la Primed Pressure Point, francamente. Ho un po' un'allergia alle Primed Smite. So che non otterrà il massimo potenziale, mettiamola così. Però vi ricordo che sono comunque dei 190 questi qua, eh. Sono dei 190. E non abbiamo nemmeno messo in questo momento la condition overload sull'arma. Pensate cosa potremmo fare.
cosa potremmo fare utilizzando la cuva Nucor per mettere effetti, che sono la sua radiazione magnetica corrosivo sul nemico, e poi utilizzare, invece del Primed Pressure Point, la nostra Condition Overload. Ve lo faccio vedere, cioè, siamo qua per provare le cose, no? Siamo qua per far vedere quante più build possibili, no? Mettiamo un po' di effetti e poi l'arma. Non la evolvo nemmeno, guarda. Per curiosità, no? Metto un po' di stack e poi un colpetto. Due colpetti. Guarda i danni. Guarda i danni. 56k di radioattivo. Vabbè, è interessante, devo dire, il danno che fa. Sì, credo che la condition oro sia più interessante, francamente. Poi vabbè, ovviamente le build stanno a voi, ci mancherebbe. Cioè, io vi posso dare degli spunti qua e là, degli spuntini, e poi scegliete voi. Se magari il reach non vi serve a niente perché evolvendo l'arma avete più range, togliete il premio di reach e mettete o una sacrifical, scusami, o la sacrifical steel. Ho sbagliato, non so parlare. O la primet. Cavolo faccio. O la Primed Pressure Point o una Smite, se proprio volete incrementare ancora di più i danni. Vi faccio vedere prima di terminare il video anche le evoluzioni che io ho scelto per quest'arma. Ovviamente il primo, aggiungi il 5x. Ce ne sarebbe anche un altro, non ricordo dove, qui in mezzo, che riduce da 5x a 3x per passare alla forma in Carnon. Ho preferito mettere altro. Ho preferito mettere altro rispetto a questa, perché comunque 5x, avete visto, i nemici, a meno che non ci sia un alleato che bisciotta la mappa, li fate abbastanza velocemente, quindi continuate a killare e lo raggiungete, non è un problema. Poi con quel trucchetto della secondary dexterity è più facile non perdere la combo, c'è la Naramon, ci sono tante possibilità, ok? Poi ho messo più attack speed, più velocità d'attacco, e anche per questo motivo che non ho messo la nostra Innodem, nulla che ci aumenta l'attack speed, che comunque non è male di base. Guadagna 5 combo per ogni 10 metri di scivolata continua che si fa. Vi assicuro che gli altri erano più brutti di questo. Non è malaccio, perché comunque scivolando banalmente, no, ottenete proprio continuo, quindi devo eccolo, ha visto 10 15. Cioè, magari muovendovi da una parte all'altra fate combo e potete tranquillamente attivare la Incarnon senza fare niente, ok? Cioè, sembra una sciocchezza, però non è bruttissimo. All'uccisione corpo a corpo mentre sei in volo, quindi anche con la modalità Incarnon, questo vale, si ottiene il 50% di danni da corpo a corpo per 10 secondi, e questo si accumula per 3 volte. Questo vuol dire che vi conviene comunque fare delle kill volanti ogni tanto per refreshare di continuo questo contatore. Avete visto che è più debole l'arma volando, ok? Con quelle ondine là. È comunque divertentissima, ma fa effettivamente un pochino meno danno rispetto allo spamming del tasto E in questo caso. Ecco, facendo ogni tanto però una kill volando, facendone 3, ok? Ottenete questo 150% di danno extra per tutti i vostri colpi, quindi stupendo, stupendo. E infine la raccolta di munizioni garantisce il 5 di contatore combo corpo a corpo. Con la nostra cuva Nucor, comunque, sparando con questo o comunque altra arma, ricaricandola, ok, perché il caricatore si ricarica grazie all'eject magazine ogni volta che lo ripostiamo, quindi cambiamo dalla Nucor alla Innodem in questo caso, raccogliamo le munizioni per terra e noi casualmente prendiamo contatore combo. È una cosa stupenda, magnifica, bellissima. Prima di completare questo video vi devo dire un'ultima cosa. Avevo detto all'inizio video che bisognava fare reputazione con Cavaliere, comunque la standing dei Holdfast. Leggo adesso dalla wiki che basta essere neutrali, quindi in realtà non serve, quindi stupendo. Il blueprint può essere anche traddato, può essere anche passato tra i player, e costa 5500 standing, quindi reputazione. E ci vogliono 15 lanterne, che sono il mio incubo notturno per adesso, ok? Detto questo, ragazzuoli, io vi ringrazio per avermi seguito in questo video, spero non sia stato troppo lungo e tedioso. Spero di avervi dato qualche consiglio di building di questo stupendo, stupendo pugnale.
Grazie ancora per avermi seguito. Non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, lasciate anche un mi piace al video. Io sono Ethereum e spero di vedervi alla prossima. Ciao ragazzi.